Buon pomeriggio, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Benvenuti a questo approfondimento di Le Fonti Asset Management TV Week, intitolato Il nuovo campo del gioco ESG, come cambiano le regole del gioco. E dunque non mi resta che presentarvi i nostri panelisti. Inizio naturalmente con i signori Davide Mascheroni, responsabile area partner commerciali etica SGR, insieme a Fabio Caiani, Managing Director Head of Southeast Europe Nordea Asset Management. E naturalmente ci raggiungerà, tra virgolette, in maniera un po' virtuale, Simona Merzagora, Country Head Italia NN Investment Partners. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sulle Fonti. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. E dunque vorrei iniziare proprio con lei, Caiani, e con l'esperienza appunto della Nordea. Nordea nel 1988 lanciò uno dei primi fondi che oggi comunemente chiamiamo ESG, un fatto che racconta proprio il fatto che Nordea è riuscita a cogliere con de decenni di anticipo quelli che sarebbero stati i trend di settore e di conseguenza poi globali. Dottor Caiani, come mai già negli anni 80 avete deciso di intraprendere questa strada e perché secondo lei oggi è un importante investire, proprio estremamente importante investire con un approccio alla sostenibilità e quali sono poi di conseguenza i vantaggi per gli investitori? Sì, intanto devo dire che non è stata colpa mia se nel 1988 la società ha deciso appunto di lanciare la prima L'ho strategia. Io ancora immaginato. non ero arrivato, però ho ereditato, se vogliamo, i benefici di questa azione lungimirante col senno di poi, perché che nasce un po', se vogliamo, dal DNA stesso dell'azienda. L'azienda ha origini scandinave, quindi parliamo del mondo per l'appunto nordico, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, dove comunque queste tematiche sono sempre state particolarmente evolute e dove c'è sempre stata una grande sensibilità in questi temi. Quindi è stato abbastanza normale portare avanti questa idea, che poi abbiamo detto è stata abbastanza lungimirante. Se ci spostiamo di qualche anno, io ricordo già dall'88 arriviamo. Se vogliamo al 2008, lì c'ero già, in questo caso è stata anche un po' colpa mia. Noi nel 2008 lanciamo proprio una prima strategia focalizzata su clima e ambiente. E erano i mesi, tra l'altro, della crisi Lehman con i mercati finanziari che stavano crollando, dove ci si chiedeva se ci sarebbe stato ancora effettivamente un futuro da un punto di vista economico e se la società, così come eravamo abituati ad averla e a conoscerla e a viverla sarebbe stata la stessa. E quindi, insomma, lanciammo nel 2008 questa strategia. All'epoca, appunto, ero presente, per cui ricordo le discussioni che facevamo. E devo dire che col senno di poi, effettivamente, abbiamo potuto beneficiare, abbiamo potuto essere i pionieri da questo punto di vista. E anche per venire un po' a chiudere la risposta e rispondere alla sua domanda. Abbiamo anche potuto verificare e testare con i numeri che nel tempo questo tipo di investimento ha dato dei vantaggi anche di tipo economico, perché questo trend ovviamente dà anche dei benefici, ma più in generale se parliamo appunto di sostenibilità, che si ripercuotono da una parte sicuramente in una riduzione del rischio, perché andare ad investire in aziende che si occupano e lavorano nella sostenibilità significa comunque anche ridurre da un certo punto di vista alcuni rischi reputazionali, quindi anche qua crolli verticali dovuti proprio a fenomeni esterni, se vogliamo, che vanno a distruggere reputazione e business dell'azienda. Quindi questo è un elemento. Il secondo elemento è di tipo positivo e abbiamo notato appunto che questo tipo di strategia nel corso degli anni è riuscita anche a generare delle performance aggiuntive rispetto ai benchmark di riferimento. La nostra politica, quindi, da un po' questo punto di vista, devo dire che investiamo in maniera diciamo responsabile, ma lo facciamo anche con un occhio ai mercati finanziari e ai ritorni che dobbiamo consegnare agli investitori che ci affidano il loro denaro.
E dunque vado da signor Mascheroni, anche etica SGR, da sempre impegnata nel promuovere gli investimenti sostenibili ed è naturalmente promotrice della finanza responsabile. Poi è indubbio che tra i temi principali della sostenibilità sicuramente la mente di tutti va in primis verso il climate change. Adesso è un tema estremamente importante, lo è stato anche in particolar modo per Milano. Recentemente anche la Fed ha parlato di questo, sostenendo che il climate change può accentuare gli effetti delle contrazioni economiche. Dato appunto la vostra esperienza su queste tematiche, ci potreste spiegare le motivazioni di questa asserzione e dove questi effetti in particolar modo si riflettono maggiormente, Mascheroni? Noi non la sentiamo. Eccoci qua, grazie per per la domanda. Allora, diciamo che sicuramente quello della Fed, scusate, è stato un paper particolarmente interessante che il nostro team di analisi ESG e in etica SGR abbiamo appunto guardato perché propone un'ottica un po' diversa rispetto al passato. Normalmente gli studi, chiamiamoli così, macroeconomici che si occupano di cambiamento climatico e dell'impatto o delle conseguenze del cambiamento climatico sulla crescita economica hanno stimato una contrazione, un impatto negativo in un'ottica di medio-lungo termine e soprattutto a livello globale e intesa come crescita media, quindi non sono andati molto nello specifico. La Fed ha offerto, diciamo, un'analisi un pochettino più profonda, nel senso che ha cercato di valutare quella che è la distribuzione dei rischi proprio legati al climate change, distribuzione a livello settoriale e distribuzione in particolare sulle aree geografiche, anche molto localizzate, come poi queste contrazioni economiche, cerca di spiegare, possono passare dal locale al globale, andando a minare la stabilità del sistema economico, economico-finanziario, ma anche e soprattutto in termini geopolitici. Quindi legare la componente ambientale con quelle che possono essere le dinamiche sociali è poi uno dei capisaldi su cui abbiamo fondato la nostra società, su cui si basano poi anche quelli che sono i fondi di investimento sostenibile e responsabili che proponiamo. Ne abbiamo proprio lanciato poi 3 anni fa un fondo che il nome evocativo si chiama Etica Impatto Clima e che proprio questo fondo si occupa di investire, un fondo bilanciato globale, nelle aziende che stanno facendo transizione ambientale. Come investitori sostenibili e responsabili, secondo noi le scelte finanziarie devono sempre vedere al loro interno la persona e l'ambiente. Quindi cosa abbiamo cercato di fare in questo fondo? Non solo il tema della transizione, ma anche come la transizione viene gestita in termini di politiche ambientali che devono essere giuste, la cosiddetta just transition, giuste non solo nei confronti degli azionisti, ma anche e soprattutto verso i portatori di interesse, come possono essere i dipendenti, come possono essere i fornitori e in generale le comunità. Il cambiamento climatico sicuramente è un qualcosa, la transizione ambientale, che avrà dei costi sociali. Questo è inevitabile perché in economia, in natura, non ci sono i cosiddetti pasti gratis. E quindi qua c'è il ruolo degli investitori sostenibili e responsabili di portare avanti il tema della transizione climatica, però dall'altro lato cercare di limitare quelle che sono le ingiustizie sociali. E è quello che abbiamo sempre cercato di fare in Etica SGR e nello specifico in questo nuovo fondo Etica Impatto Clima che abbiamo appunto lanciato specifico sul cambiamento climatico. E dunque abbiamo naturalmente anche fatto la nostra domanda a dottoressa Merzagora, abbiamo chiesto nello specifico, tra qualche istante sentiremo la sua risposta, come si applica il meccanismo dell'informativa e della tassonomia. Dunque sentiamo la sua risposta. Dottoressa Merzagora, cerchiamo di fare luce sulla nuova normativa UE relativa alla sostenibilità. Come si applica il meccanismo dell'informativa e della tassonomia? Allora, la nuova normativa che entrerà in vigore nel corso del 2022 avrà due compiti principali. Il primo è quello proprio di sviluppare degli standard comuni e sempre più stringenti proprio per dare chiarezza alla commercializzazione e all'offerta di prodotti di investimento definiti sostenibili. La cosa importante è che la normativa lascerà sempre meno margini al marketing, chiamiamolo creativo, e alle informazioni fuorvianti. Infatti, se da un lato non fornirà, diciamo, un cosiddetto bollino che certifichi la sostenibilità
o meno dei singoli prodotti, dall'altro però innalzerà notevolmente l'asticella perché andrà a richiedere ai singoli gestori informazioni molto dettagliate e trasparenti sui prodotti che vanno a proporre. Il secondo aspetto molto interessante è che questa normativa servirà proprio a incanalare il capitale verso le aziende e le attività che possono contribuire allo sviluppo di un'economia più inclusiva, innovativa e soprattutto climaticamente neutra. E dunque questa era dottoressa Merzagora, io torno da Cagliani. Avete uno dei team più grandi d'Europa dedicati proprio alla finanza sostenibile. Quali sono appunto i criteri con cui il vostro team opera e non solo? Oltre a questo mi piacerebbe potesse spiegare in cosa consiste la vostra piattaforma di voto e di come è utilizzata appunto per agevolare l'azionariato attivo. Sì, abbiamo indubbiamente nel corso degli anni siamo riusciti a creare un team completamente dedicato e che è appunto dedicato agli investimenti responsabili. Questo team ha composto da una ventina di persone e ha una funzione molto importante nelle decisioni di investimento che vengono presi. È staccato dal team di gestori, ma è comunque parte integrante nelle scelte del processo di investimento che poi vengono portati avanti per l'appunto dai gestori. Quali sono i criteri con cui il team opera? Ovviamente abbiamo alcuni criteri che sono legati a criteri di esclusione, per cui alcuni settori ovviamente riteniamo non possano essere inseriti in un processo di investimento che si rifà poi al principio per l'appunto della sostenibilità, ma soprattutto la cosa in cui e per la quale il team lavora e si impegna molto è in quella che noi definiamo attività di engagement, cioè quindi di azionariato attivo. Non ci basta essere presenti nelle aziende che riteniamo meritevoli, ma vogliamo cercare anche di influenzare e influire sul loro comportamento modificandole in maniera più virtuosa e cercando anche qua in un'ottica, se vogliamo, di transizione, perché il mondo della sostenibilità non si raggiunge, l'obiettivo della sostenibilità non si raggiunge girando un interruttore, ma lavorando giorno per giorno insieme alle aziende per aiutarle anche a procedere a modificare quelli che sono i loro processi produttivi, i loro approcci, i loro atteggiamenti. Quindi i criteri a cui si ispira ovviamente il nostro team sono da una parte matematici, in quanto vengono tutte le aziende censite, analizzate, viene dato uno scoring, viene dato un punteggio e a seconda poi di questo punteggio viene fatta anche un'attività dal non investibile all'investibile, a investibile ma migliorabile, insomma viene poi fatta un'attività dietro per portarle a migliorare questo punteggio. Quindi non è che l'azienda sulla quale decidiamo di investire automaticamente non sarà mai investibile, ma è un'azienda sulla quale cerchiamo comunque di andare a lavorare, con cui cerchiamo di andare a lavorare, con cui cerchiamo di stimolarla a modificare determinate regole che possono permettergli quindi di avere un accesso poi maggiore anche a, per l'appunto, gli investimenti. E per quanto riguarda il nostro voting portal, questa è una cosa un po' noi votiamo attivamente, partecipiamo attivamente, siamo riusciti a farlo all'incirca nel 90% delle aziende in cui siamo investiti. Faccio conto che solo nel 2020 siamo riusciti a votare in oltre 700 aziende. All'interno del team ci sono due persone che fanno solo questo, che non significa andare a casaccio a mettere la parolina sì e no, ma ovviamente analizzare i punti agli ordini del giorno e poi anche qua andare a portare o insieme o coalizzandosi con altri investitori un'azione e una decisione forte. Il voting portal che abbiamo permette poi che cos'è e cosa permette di fare, permette poi di vedere ai nostri investitori dove e come abbiamo votato in ogni singola azienda e per ogni decisione che è stata portata dal management. Quindi c'è la possibilità di accedere attraverso questa piattaforma. Io crediamo che sia un po' un'operazione di trasparenza, non ci limitiamo a dire noi facciamo, sappiamo, ma poi magari quando andiamo nelle assemblee votiamo sempre a favore o diciamo sì, va bene. Lì si può vedere, si può toccare con mano, azienda per azienda, assemblea per assemblea, ordine del giorno per ordine del giorno, su ogni punto
quale era la richiesta di votazione e come noi abbiamo votato. È una maniera, crediamo, molto trasparente di mostrare anche in questo modo come facciamo attività di engagement e come cerchiamo di influire, influenzare le aziende nelle quali siamo investiti. Ottimo, Mascheroni, vengo naturalmente da lei in merito proprio ai comportamenti responsabili in favore dell'ambiente. Da una parte c'è la normativa SFDR che ha introdotto delle regole per le società di investimento, dall'altra ancora naturalmente poco delineati e manca una vera e propria normativa che regoli le azioni che le aziende devono intraprendere, tra virgolette, dico, per comportarsi bene. Cosa può fare una società di investimento appunto per promuovere atteggiamenti virtuosi da parte delle aziende? Quali sono le vostre osservazioni di etica SGR? Sì, diciamo che è una domanda molto, molto complessa, cercherò di dare una risposta che sia il più completa possibile. Allora, sicuramente abbiamo parlato di regolamento SFDR, che è entrato in vigore a marzo di quest'anno, un regolamento che una normativa per cercare di mettere un po' d'ordine a quello che è il mondo degli investimenti sostenibili e responsabili, un mondo che proprio negli ultimi anni è in continua evoluzione. Questa normativa, tra l'altro, va un po' nella direzione che in etica SGR ci siamo sempre auspicati, quindi una maggiore confrontabilità, standard comuni formativi per poter permettere una maggiore consapevolezza anche da parte dei clienti, dei consulenti in generale, dagli attori che partecipano a questo mercato. È sicuramente un punto di partenza importante, auspicabile, non è un punto di arrivo, possiamo fare ancora qualcosa di più per quanto riguarda la partecipazione, la coerenza e la trasparenza, e su questo penso soprattutto agli standard che, di rendicontazione non finanziaria che le aziende dovrebbero adottare, che dovrebbero essere degli standard per permettere poi l'investimento anche nei fondi sostenibili e responsabili. Un'altra cosa molto importante della normativa e non è diciamo così causale è il fatto che la finanza venga considerata un po' il motore che può, diciamo così, favorire questa crescita inclusiva e sostenibile. Del resto sappiamo che la finanza ha un potere di indirizzare, incanalare le risorse finanziarie verso quelli che possono essere appunto le aziende più attente a tematiche ambientali e sociali, proprio perché da una parte c'è il fabbisogno di finanziamento, dall'altra un investitore che può richiedere per questo finanziamento il fatto che vengano magari cambiati i modelli di business e portati verso quella che è una strada di sostenibilità. Quindi come etica SGR, come traduciamo poi in pratica questo, come facciamo ormai da 20 anni, noi abbiamo una politica di investimento sostenibile e responsabile che si fonda su una doppia scelta, una scelta a monte e una a valle. A monte sicuramente è il nostro processo di selezione proprietario, quindi andiamo a identificare le aziende, le migliori aziende da un punto di vista ambientale, sociale e di buon governo. Come lo facciamo? Attraverso un processo che integra diverse strategie di investimento sostenibile e responsabile. Abbiamo sicuramente il tema delle esclusioni, l'analisi ESG e i best in class. Un approccio integrato che cerca appunto di individuare le società più virtuose che hanno standard qualitativi in termini di responsabilità ambientale e sociale che poi entrano all'interno dei nostri portafogli. A valle c'è un po' anche quello che diceva il collega di Nordea, il tema dell'engagement, quindi un'azione continuativa. Mi riferisco non solo esclusivamente al voto in assemblea, che è importante, ma soprattutto su quello che noi chiamiamo dialogo sottotraccia, che facciamo con molte aziende e che diciamo così serve per incanalare, instradare l'azienda verso sono i temi di sostenibilità. Per noi diciamo che la bussola un po' che orienta questa attività sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sempre per restare, diciamo così, sull'engagement, potremmo dire che è una sorta di consulenza indiretta che forniamo proprio a queste aziende. L'engagement anche di etica SGR e i risultati sono disponibili sul nostro sito internet, quindi per quanto riguarda diciamo l'engagement e il dialogo abbiamo un report che pubblichiamo tutti gli anni che appunto è presente sul nostro sito internet www.etichasgr.com, dove pubblichiamo anche tutto l'esito dei nostri voti che facciamo come diciamo così azionisti nelle assemblee delle società in cui investiamo. Per quanto riguarda un esempio di engagement dell'ultimo anno, sicuramente c'è e abbiamo dialogato con le cause farmaceutiche, questo da soli o per tramite dei network collaborativi di engagement con cui lavoriamo per
cercare di stressare una messa in comune di quelli che sono i dati e i brevetti per favorire l'accesso ai farmaci e ai vaccini, non solo ovviamente nei paesi sviluppati, ma anche e soprattutto nei paesi emergenti o comunque verso le fasce più deboli della popolazione. Altri temi di engagement, sempre per tornare un po' a quello che era il discorso degli obiettivi di sviluppo sostenibile, a livello ambientale ci siamo spesi molto negli ultimi anni per temi quali il cambiamento climatico, biodiversità e deforestazione. A livello sociale abbiamo già detto prima il tema dell'accesso ai farmaci, gli sprechi alimentari, le catene di fornitura, la gestione delle catene di fornitura, e a livello di governance la parte relativa ai compensi, le remunerazioni dei top management. Il tema importante della sicurezza informatica è un altro, che è uno dei nostri temi su cui fondiamo l'attività di dialogo con le aziende, che è la trasparenza fiscale e la responsabilità fiscale. Ottimo, sentiamo invece dottoressa Merzagora che ci parlerà quale sarà l'impatto della normativa sul settore degli investimenti. Sentiamo i dettagli. Secondo lei, quale sarà l'impatto della normativa sul settore degli investimenti? Allora, abbiamo visto che il mercato degli investimenti sostenibili è in una grandissima fase di crescita. Secondo l'analisi di Bloomberg Intelligence, infatti, gli asset ESG globali potrebbero arrivare ben a 53 miliardi di dollari entro il 2050, e l'Europa in questo senso sarà proprio farà da capofila. Quello che noi ci aspettiamo è che lo sviluppo seguirà due filoni principali. Da una parte va a stimolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra, quindi parliamo del famoso net zero, e dall'altra parte guarderà ad aspetti sociali, quindi un'economia sempre più inclusiva. Questo vorrà dire che dal punto di vista climatico ci attendiamo lo sviluppo di tutta una serie di tecnologie, quindi società e aziende che sviluppano queste tecnologie legate all'ambiente, come potrebbero essere il passaggio dal riciclaggio alla purificazione dell'acqua e sulle infrastrutture energetiche che catturano anche il carbonio. Pensiamo che ci sarà sempre più attenzione da parte dei regolatori, anche come dicevo prima, su temi sociali, come ad esempio l'assistenza sanitaria e l'istruzione, che sono effettivamente fondamentali per creare una società più inclusiva. Vediamo anche che l'Europa, con l'introduzione proprio di questa normativa, possa diventare il punto di riferimento, quindi si parli di un cosiddetto effetto Bruxelles, quindi diventa il punto di riferimento per tutto il mondo, che andrà ad adottare normative e regolamenti simili a quelli che adesso stanno andando in vigore. E questo che tipo di impatto avrà? Avrà un impatto molto positivo anche proprio nei mercati emergenti, dove effettivamente troviamo dei paesi che sono molto più vulnerabili proprio alla minaccia del cambiamento climatico, e questo porterà quindi questo innalzamento anche proprio della qualità dell'informativa in questi paesi, farà sì che ci saranno sempre più investimenti europei che conflueranno in questi paesi. Se guardiamo in dettaglio invece le singole asset class, noi ci aspettiamo che le aziende, ma anche pure i paesi, intensificheranno proprio l'emissione di green bonds, quindi di obbligazioni verdi, che andranno però a soddisfare i nuovi standard UE e che consentano quindi agli investitori di puntare su specifici progetti. Abbiamo visto proprio ieri l'emissione maxi di un green bond della Comunità Europea per circa 12 miliardi di euro, con l'obiettivo di raggiungere e di raccogliere 250 miliardi entro il 2026. E questo sarà un aspetto estremamente importante. Noi come NNP pensiamo di beneficiare di questo trend, perché la nostra gamma di prodotti a livello di green bonds è una delle più complete sul mercato, perché copre sia le emissioni, o quindi l'investimento sulla parte obbligazionaria corporate, sia sulla parte anche governativa. E soprattutto la nostra gamma è già allineata con i requisiti della tassonomia. E dunque abbiamo sentito dottoressa Merzagora, torno da lei Caiani. Spesso quando naturalmente si pensa alla sostenibilità e ai criteri ESG in particolar modo, ci si ferma a pensare esclusivamente alla E dell'acronimo, che sta naturalmente per environmental, ovvero ambiente. Oltre a questo aspetto però sicuramente molto importante, alla base di tutto c'è anche un altro aspetto ugualmente importante, rappresentato dalla lettera S dell'acronimo, naturalmente S
S sta per social, e implica i criteri di inclusione, politiche di genere, la tutela dei diritti umani e gli standard lavorativi. Secondo lei, Cajani, questi aspetti sono innanzitutto altrettanto importanti? E ancora una volta le chiedo, ci sono evidenze che possano mettere in correlazione le buone prassi delle aziende con dei vantaggi per l'investitore? Cioè, è una domanda un po' complicata, ecco. No, è complicata ma chiara. E devo dire che sicuramente l'aspetto environment, quindi l'aspetto legato alle tematiche ambientali, è l'aspetto che è un po' appunto da detonatore. Come dicevamo prima, quando siamo partiti nel 2008, siamo partiti con una strategia sull'ambiente, e tra l'altro per anni, devo dire, non è stata una strategia di particolare successo in termini di raccolta, quindi di investimenti. Poi nel corso del tempo ovviamente questa cosa è venuta a modificarsi, però indubbiamente la parte legata alla E è quella che ha un po' catalizzato l'attenzione degli investitori, che ha permesso quindi di raccogliere molto denaro e di appunto far crescere poi l'attenzione anche verso altri temi che sono altrettanto, se non di più, importanti. Lei ha citato giustamente l'aspetto legato alla S, al social, e questo è un elemento che è particolarmente si è visto così dirompente anche con la pandemia, quanto un po' successo è la disparità tra appunto, gli diceva anche il collega prima, il tentativo di mettere a disposizione tutti i vaccini, la differenza tra popolazioni più povere e meno povere, questo senso di solidarietà che così è nato soprattutto in questa prima fase, no? Ha un po' mostrato che quale poteva essere la nuova un nuovo tema particolarmente sensibile. Noi di recente abbiamo anche commissionato una ricerca a una società indipendente per capire quali potevano essere appunto anche le tematiche a cui la popolazione, l'investitore, è più sensibile. Abbiamo visto che indubbiamente l'aspetto ambientale è ancora il tema importante, ma se vogliamo guardiamo la combinata dei due fattori, l'aspetto social emerge con grande vigore. Consideriamo anche che buona parte di quelli che è il PNRR, quindi questo Piano Nazionale di Resistenza Resilienza, che prevede anche investimenti pubblici importanti, andrà proprio a favorire anche aziende che operano nel sociale. Non vorrei infine che venisse dimenticato che queste due cose, voglio dire ambiente e sociale, in realtà poi clima e sociale, quando parliamo di cambiamenti climatici, non è che è una cosa che possiamo pensare così, rimane lontana da noi. Oggi fa un po' più caldo, piove un po' di più, sì, va bene, mi vesto, che palle, accendo l'aria condizionata. No, i cambiamenti climatici comportano anche effetti sulle popolazioni, e lo vediamo nella loro tragica quotidianità anche in questi giorni, cosa è successo per esempio in Sicilia. Vediamo gli impatti e i riflessi che i cambiamenti climatici hanno sulle coltivazioni, sulle merci, sui prodotti, e questi hanno a loro volta un impatto sociale devastante, perché producono carestie, producono alluvioni, producono disastri, producono persone senza una casa. Quindi esiste tutto un meccanismo di collegamento tra le due cose, e non possiamo considerarle distinti, ma sono parte entrambe di una situazione che deve andare ad attirare la nostra attenzione, sulla quale dobbiamo intervenire, dobbiamo investire. E dunque torno da lei, Mascheroni. Da quello che ho letto, naturalmente siete coinvolti in tantissime iniziative sociali e di governance, se non sbaglio avete sottoscritto recentemente una lettera al Congresso americano riguardando appunto le regole per il congedo per malattia dei lavoratori. Siete attenti alle condizioni salariali dei vari settori, primo tra tutti il settore tessile, che ha sofferto veramente tanto appunto un po' a causa della pandemia, e non soltanto naturalmente. Prima di tutto le chiedo quanto e in che modo le tematiche sociali influiscono sul vostro processo di selezione, e in secondo luogo se questo approccio influisca positivamente anche sulle performance naturalmente delle aziende, soprattutto per gli investitori. Ottima domanda. Allora, come ho già anticipato e torno a ricordare, il nostro approccio comunque agli investimenti sostenibili, responsabili, alla finanza sostenibile, è un approccio non solo green, è anche green.
Questo significa che, come dicevo prima, gli emittenti, quindi sia le imprese che gli stati che entrano a far parte del portafoglio dei nostri fondi, hanno diciamo così, passato uno screening che li ha valutati da un punto di vista ambientale, sociale e di buon governo, valutati quindi secondo quello che noi definiamo un approccio olistico. La parte ambientale e sociale sono tendenzialmente due facce della stessa medaglia, quindi sono due dinamiche che devono essere considerate sempre congiuntamente, se si vuole ovviamente imprimere alla crescita una traiettoria che sia veramente sostenibile e inclusiva. Per quanto riguarda il tema sociale, che c'è particolarmente caro, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, che sono sicuramente due tematiche che diciamo così, orientano un po' quella che è la nostra proposta di finanza etica. Un'altra cosa, come dicevo prima, il cambiamento climatico, l'ambiente è importante, bisogna fare fretta, è un tema da considerare sempre più all'interno delle valutazioni che si fanno, però ripeto che tutto va visto sempre comunque alla luce anche di quello che è di quello che sono le tematiche sociali, soprattutto se consideriamo quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, lo scoppio della pandemia che, come diciamo così, abbiamo già detto, ha portato sicuramente all'attenzione elementi che vanno presi in considerazione, quindi il diritto al lavoro, la giustizia, l'equità. Alcune di queste dinamiche erano già note, però diciamo così, sono state, si sono palesate proprio in tutto quello che possono comportare in termini di impatto negativo sulla crescita. Vado a parlare anche di trasparenza fiscale, per esempio, il fatto di multinazionali che pagano le tasse non dove producono il reddito significa drenare risorse che possono essere destinate per la spesa sanitaria. E quindi questo aiutare contesti di emergenza sanitaria come quella che si sono avuti nell'ultimo anno e mezzo. Un altro aspetto è quello ovviamente dell'accesso ai farmaci, come abbiamo detto in precedenza, e un altro tema è quella delle infrastrutture digitali, le infrastrutture informatiche. Abbiamo visto che è possibile anche fare formazione, fare attività lavorativa, istruirsi anche a distanza, però bisogna che le reti funzionino, anche perché se non si ha la dotazione necessaria si determina sempre che questa crescita sarà a due velocità e lì, diciamo così, disuguaglianze tenderanno a aumentare piuttosto che a diciamo così, ridursi. Quindi tutti i temi particolarmente importanti, tutti i temi che noi cerchiamo sempre di tenere in considerazione quando andiamo a scegliere le aziende in cui a investire. Per quanto riguarda invece quanto questa variabile S sociale può pesare in termini di rendimento sull'investimento, ecco, ci sono una serie di studi che sono stati fatti negli ultimi anni. Se pensiamo agli stati, quello di Michael Spence, premio Nobel, che ha dimostrato come le stati che hanno investito una quota del PIL più alta in spesa sanitaria, in diciamo così, in spese pubbliche per la fruizione ovviamente di servizi e la digitalizzazione, sono poi quelli che hanno avuto anche una performance migliore, una performance non solo economica in termini di ritorno di PIL, ma proprio ambientale, sociale e proprio di benessere delle persone che vivono in questi paesi. C'è stata una ricerca condotta da Morningstar che ha dimostrato che proprio chi ha i rating ESG più alti a livello di azione di aziende, scusate, può anche finanziarsi a tassi più bassi, e questo magari non nel brevissimo ma nel medio lungo diventa un vantaggio competitivo non trascurabile, soprattutto in termini di ritorno che l'investimento può avere. Un altro elemento proprio recentissimo da parte di Refinitiv, una diciamo così, analisi che ha dimostrato come le aziende che sono più attenti alle dinamiche sociali sono quelle più attrattive anche per quanto riguarda i giovani e i talenti, e questo poi gli conferisce a queste aziende una forza propulsiva proprio in termini di crescita economica rispetto sicuramente ai competitors. Diciamo che sono tutte aspetti che ci fanno dire che la tematica sociale è importante, la tematica sociale aiuta a migliorare il profilo rischio-rendimento di un investimento finanziario, soprattutto in termini di minor volatilità. Ora, diciamo così, che questo, tutte queste considerazioni sono state confermate dai studi dei paper, noi siamo come Etica SGR molto contenti perché, diciamo così, 20 anni fa, quando siamo partiti, diciamo così, questa era una delle nostre convinzioni, e siamo contenti che venga appunto confermata anche dai numeri e dagli studi. E dunque sentiamo anche dottoressa Merzagora sul tema.
Passiamo dal contesto generale alla vostra realtà. In che modo NN Investment Partners ha intenzione di rispondere a questi cambiamenti? Già il nostro 75% dei nostri asset integra i fattori ESG con criteri stringenti e soprattutto dimostrabili. E il valore, credo che del nostro lavoro proprio consista nell'aver creato nel corso del tempo, nel corso di questi ultimi 20 anni, un framework e dei processi aziendali che ci permettono di identificare tutta la catena di valore di un'azienda, di un progetto e di un paese. Per NN Investment Partners questo tipo di analisi, come dicevo, non è nuova perché la SFDR e la tassonomia ci hanno dato, come dire, l'opportunità di esplicitare il lavoro ventennale che abbiamo alle nostre spalle e che è un continuo ongoing. Per noi, integrazione dei fattori ESG non è altro che l'esplicitazione di una nostra forte convinzione che da una parte l'introduzione di fattori ESG all'interno delle nostre analisi possa permettere la generazione di performance superiore corrette per il rischio, ma soprattutto riteniamo che l'integrazione ESG e quindi anche la creazione di soluzioni sostenibili rispecchi un dovere fiduciario che noi abbiamo nei confronti dei nostri clienti e che quindi ci porta a mettere a frutto il capitale che noi gestiamo per lo sviluppo di una società più sostenibile. Quindi non è un caso che in Italia noi veniamo spesso presi come punto di riferimento da parte della nostra clientela, sia istituzionale sia anche retail, proprio per la serietà e la qualità della nostra ricerca e anche dei nostri prodotti. A livello di sviluppo prodotti, la normativa va a rafforzare il nostro indirizzo verso soluzioni ESG e sostenibili, sia in allineamento con gli obiettivi di Parigi, e infatti siamo firmatari proprio del Net Zero, e a breve proprio faremo disclosure sulla nostra attività in merito, sia soluzioni che puntano invece a ridurre le disuguaglianze sociali. E naturalmente rivolgo un'ultimissima domanda a tutti quanti, naturalmente dopo aver fatto il punto sia sull'E dell'acronimo ESG, naturalmente anche l'S, che vanno insieme, questo punto è importante perché come detto già ci siamo abituati a soffermarsi in particolar modo sull'E, ma anche l'S, ovvero la parte social, è estremamente importante, anzi fondamentale, indispensabile se vogliamo usare anche questo aggettivo, scusate, ultimissima domanda che pongo appunto a tutti, quali saranno i trend del futuro su questo tema, a vostro avviso? Kajani, inizio da lei. Sì, il trend, dicevamo prima, no, no, non è sufficiente girare una manopola ed arrivare all'obiettivo finale. L'obiettivo finale sappiamo essere una forma, per esempio, per quanto riguarda i temi di COP26, l'ambiente riguarda indubbiamente l'obiettivo quello di raggiungere una decarbonizzazione, quindi la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, che poi abbiamo visto provoca una serie di effetti sul riscaldamento, insomma, quant'altro. Adesso non entriamo nel dettaglio scientifico, ma indubbiamente questo quindi è un tema importante sullo quale occorrerà lavorare, in termini quindi anche di in termini anche di strategie. Non è un percorso però così semplice, e potranno esserci anche sicuramente dei momenti no, non così facili, e anche a livello di generazione di performance stiamo vedendo come la decarbonizzazione possa anche portare poi a meccanismi e a strutture del sistema, no? Quindi è un percorso lungo, un trend che indubbiamente è importante, sulla quale io penso dovremo investire, così come sulla salvaguardia indubbiamente delle superfici abitabili, delle aree, sia sulla parte acqua, inquinamento delle acque. L'inquinamento comporta milioni di morti all'anno, e questi sono dati che conosciamo tutti molto bene, ma che spesso, ahimè, ci dimentichiamo. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, indubbiamente dobbiamo lavorare maggiormente sullo sviluppo e sull'integrazione di
sull'inclusione, su politiche di inclusione. Abbiamo notato, per esempio, anche in alcune nostre strategie azionarie, che le aziende che attuano una politica di inclusione maggiore sono anche quelle che sono più flessibili, più capaci di rispondere in tempi rapidi ai cambiamenti e di generare anche quindi performance positive. Infine, come collante, anche se viene a volte sottovalutata, è il tema della governance che di fatto obbliga poi le aziende e comunque motiva e comunque norma il sistema e permette quindi di perseguire gli obiettivi che così abbiamo a cuore. E invece Mascheroni, il suo punto di vista? Quali saranno i trend futuri in questo ambiente, secondo lei? Allora, sicuramente questo settore sta avendo un'evoluzione che appunto solo 10-15 anni fa, ma forse anche 5, era impensabile. Quindi vediamo che sicuramente quando c'è più attenzione c'è anche la possibilità di migliorare e di migliorarsi anche seguendo quelle che sono le buone pratiche di tutti gli attori che interverranno sul mercato. Quindi sicuramente io penso che rispetto al passato ci sarà un'evoluzione di questo settore che sarà molto più veloce e che punterà sicuramente verso trend che andranno a prendere in considerazione non solo una sfera o l'altra, come dicevo, andando a considerare o l'ambiente o le dinamiche sociali, ma sempre con un approccio che sia il più possibile globale, proprio perché abbiamo dimostrato che la variabile ambientale e quella sociale sono comunque strettamente collegate. Ecco, dal nostro punto di vista, diciamo che a livello ambientale quello che stiamo facendo oggi all'interno dei nostri portafogli è fare molta particolare attenzione a alcuni dei temi che riguardano il cambiamento climatico e nello specifico il tema della gestione della risorsa idrica. Quindi questo può essere sicuramente un elemento molto importante. È un tema di cui si parla da molti anni, ma di quanto sia critica la gestione della risorsa idrica, penso che sarà un qualcosa che si vedrà sicuramente nei prossimi anni. Poi c'è sicuramente un tema legato alla perdita di biodiversità, alla deforestazione, che è un'altra cosa che stiamo diciamo così, vedendo e stiamo cercando di favorire quelle aziende che magari sono attive in questi segmenti. Per quanto riguarda la sfera invece un pochettino più sociale, secondo noi c'è sicuramente un tema di evoluzioni demografiche che cambieranno sicuramente anche quelle che possiamo dire le regole del gioco ed è importante che comunque, come dicevo prima, le regole cambino in maniera giusta, in maniera diciamo da non aumentare ulteriormente quelle che sono le disuguaglianze. Quindi sicuramente il tema delle evoluzioni demografiche è un tema sociale a cui facciamo particolare attenzione e poi c'è sicuramente uno degli altri temi che nel nostro caso è quello dell'attenzione alle diciamo così catene di fornitura. Perché? Perché ovviamente è importante l'ambiente, però poi va anche verificato che diciamo così i diritti i diritti dei lavoratori vengano rispettati lungo la catena di fornitura, altrimenti tendenzialmente si fa diciamo così c'è un impatto positivo sull'ambiente, ma non sulla sfera sociale. A livello di governance, infine, c'è sicuramente, vediamo che sempre più aziende stanno legando quelli che sono gli obiettivi di remunerazione non solo in senso stretto, in chiave finanziaria, ma anche a obiettivi ambientali e sociali, performance che verranno misurate, che, diciamo così, saranno poi alla base di quella che sarà la remunerazione variabile dei top management. E anche questo ci sembra un trend molto importante, un trend su cui fare, particolare attenzione. Allora, chiudiamo questa appunto tavola rotonda che si ispira ai valori e alle strategie dello sport con le parole di un grande allenatore che sicuramente tutti voi conoscete, Arrigo Sacchi, che ci ha parlato di sinergia tra il singolo e il gruppo. Sentiamo cosa ci ha detto. Per formare un gruppo che si trasformi in una squadra è importante trovare delle persone che riescano ad uscire dalla propria ignoranza, dal proprio egoismo, che riescano a combattere l'invidia, le gelosie, per acquisire quelli che sono i sentimenti più nobili. E capire che remando tutti in una medesima direzione si rema più forte. Ricordatevi che nel calcio e anche nella vita la squadra migliora il singolo, il collettivo migliora il singolo. E quindi
Capire questo vuol dire sfruttare che cosa? Le sinergie che la squadra ti può dare. E dunque la squadra migliora il singolo, magari però tra di noi c'è qualche tennista che la pensa diversamente, però scherzi a parte, è sempre vero, vale anche nel contesto aziendale secondo voi? Caiani, magari iniziamo con lei. Sì, sono tra l'altro, essendo di fede milanista, non posso che ricordare, diciamo concretamente, come le teorie di Sacchi siano poi state messe in pratica. E anche dal punto di vista aziendale, per quella che è la mia esperienza, credo che sia assolutamente vero. Occorre la squadra migliore il singolo, e il singolo poi migliore dà un contributo alla squadra. Quindi diciamo che le regole dello sport possono essere completamente applicate anche nell'asset management? Sono regole di vita, io penso, e quindi nell'asset management, dove è particolarmente importante il lavoro di squadra, proprio perché, come vedevamo prima, la sostenibilità, il mondo della sostenibilità è un mondo molto complesso anche, quindi occorre fare ricerche, non è sufficiente il singolo gestore, non può un singolo gestore essere in grado di avere accesso a questa mole di informazioni, valutarla, analizzarla, ha bisogno comunque di persone che lo aiutino e contribuiscano a creare poi il valore, quindi assolutamente sì. Davide Mascheroni, lei è d'accordo? Magari lei è un tennista e la pensa diversamente? No, io mi diletto nella corsa, quindi effettivamente sulla maratona sei un po' solo, però diciamo che sicuramente nel mondo del lavoro non posso che confermare quello che ha detto Arrigo Sacchi, anche se sono di fede interista. Cioè, io lo vedo, sicuramente si sfruttano delle sinergie, mettere a comune quelle che è la propria conoscenza ti permette di fare 1+1=3, paradossalmente, nel senso che comunque all'interno del mio team, per quella che è la mia modesta esperienza, cerchiamo sempre di condividere il più possibile delle informazioni, perché diciamo la messa in comune dell'esperienza poi alla fine permette di migliorarsi tutti, e questo con un vantaggio indubbio anche con riferimento a poi all'azienda e alla performance dell'ufficio. Da questo punto di vista devo dire che sono contento che stiamo un po' ritornando alla normalità, perché per quanto sicuramente si può portare avanti l'attività anche da remoto, devo dire che a noi, il nostro ufficio, la presenza, diciamo la distanza è un po' stato un elemento che ci ha un po' frenato, non si poteva fare altrimenti, ma adesso siamo contenti di tornare a lavorare, diciamo, tutti assieme, insomma. Ottimo, dunque mancato, diciamo, il lavoro, tra virgolette, fisico, nel senso di presenza. Sì, diciamo che trovare quello che penso che adesso succederà, un qualcosa per rendere il lavoro veramente agile, veramente smart, perché noi abbiamo sperimentato il lavoro da remoto. Io penso che da oggi, con il ritorno alla normalità, si sperimenterà effettivamente quel lavoro agile che ti potrà portare in sede a lavorare, ma anche a distanza. Quindi si sceglierà quella che è la modalità più opportuna, la flessibilità, che secondo me è quella che farà veramente la differenza, mentre sicuramente nei primi mesi della pandemia più che un lavoro agile si è parlato si è trattato di un lavoro da remoto, di un lavoro appunto a distanza, lontani uno dagli altri, insomma, è mancato un po' il contatto fisico. Assolutamente sì, senza alcun dubbio. Intanto io ringrazio Davide Mascheroni, responsabile area partner commerciali Etica SGR, ringrazio anche Fabio Caiani, Managing Director Head of South East Europe Nordea Asset Management, e naturalmente Simona Merzagora, Country Head Italia NN Investment Partners. Grazie a tutti quanti, grazie mille per il vostro tempo e alla prossima occasione. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie mille ancora. E dunque ci lasciamo così, brevissima pausa pubblicitaria, torniamo alle 15:30 con le fonti Rush Hour. Rimanete con noi.